Quasi 7 anni fa veniva presentato HTC Dream, il primo telefono a montare ufficialmente Android 1.0. Oggi siamo arrivati alla quinta generazione del sistema Android, la versione 5 arriva sulla gamma Nexus e dopo averlo provato, ecco che cosa ne pensiamo. Android 5 è sinonimo di velocità e animazioni. Tutte le animazioni che erano presenti in KitKat sono state rivoluzionate rendendole moderne e con un altissimo frame rate. Ciò significa che tutte le operazioni che fate con questo Nexus sono diverse, più veloci e con un'animazione diversa rispetto a quelle che avevate con KitKat. Che cosa cambia a parte le animazioni? Beh, direi tutto, ovvero praticamente tutte le applicazioni che sono disegnate ufficialmente da Google, una grandissima fluidità e tutte le applicazioni che sono progettate dallo stesso staff sono veloci ed efficaci a partire dal Play Store, poi con le mail, insomma tutte le altre applicazioni sono davvero veloci e prestanti. Cambia anche lo sblocco schermo, dove vediamo praticamente tutte le notifiche. Con uno slide verso il basso facciamo vedere anche Google Now e con un altro slide verso il basso tiriamo giù gli interruttori che sono cambiati praticamente tutti. Chiamate il toggle rapidi, la stessa identica cosa. È stata inserita la torcia, che però attualmente ancora non funziona e speriamo funzioni presto. È cambiato anche il multitasking, rendendolo con un frame rate molto più alto, molto diverso e anche molto bello, molto più professionale. Con i tasti per alzare o abbassare il volume è possibile, oltre che modificare i toni, inserire la priorità delle notifiche, ovvero nessuna priorità, dare la priorità a solo tanto certe applicazioni e per una determinata durata di tempo, oppure tutte come era all'inizio. Migliora leggermente anche Google Chrome, lo apriamo velocemente, guardate come è fluida la pagina di Repubblica e anche come è possibile fare un pinch zoom con due dita in maniera molto veloce. Ottime sono anche le impostazioni, sono le migliori per quanto riguarda il campo di smartphone, quelle di Google Chrome. Unica nota dolente la fotocamera, rimane sempre quella da 8 megapixel con autofocus e flash LED che a volte ha dei blocchi anomali. In sostanza Android 5 è un mix di animazioni, gesture e applicazioni all'avanguardia e se all'inizio ero parecchio scettico, ora mi sono tolto ogni dubbio e vi assicuro che Lollipop è un passo avanti verso un futuro o verso le future versioni di Android. E poi l'animazione del blocco schermo è davvero bellissima.